Salve, sono Saverio, uno dei primi membri degli Scaramercalli, quello che posso testimoniare da un punto di vista è la bellezza dell'essermi trovato con splendide persone e grandissimi musicisti con la massima libertà espressiva che mi ha dato tanto a livello musicale, a livello di esperienza. E è sempre un piacere rivedersi con persone che stimo tantissimo e che per me fanno parte un po' della mia vita e rimangono nel mio cuore. Questa sera sono veramente felice di partecipare al 30° anniversario. All'epoca, 30 anni fa, quindi ero anche più giovane con qualche capello in più, e dopo questo nome è stato accolto con piacere da tutti e abbiamo iniziato questa avventura che continua tuttora. Oggi dopo 30 anni questa cosa mi fa più piacere e può anche essere anche un esempio per tutti i ragazzi che si potrebbero trovare scoraggiati a suonare magari in certe condizioni, magari un componente va via, poi ne arriva un altro, ma questa è la storia di tutti, caratterizza tutti, l'importante è tenere duro. La cosa che riguarda con DJ Scaramercalli è che all'inizio abbiamo cominciato a suonare noi, non c'era niente, c'era solo la musica, i dischi, i vinili, e la nostra passione è nata da questa scorta. Abbiamo cercato di proporre qualcosa, ci siamo ritrovati con Sergio, poi anche i due chitarristi, Fabio e Luciano Mondi, che adesso suonano solo con Fabio, diciamo, abbiamo deciso di fare questo gruppo e anche le prime registrazioni che abbiamo fatto del demo, per noi è stata una bella cosa. La ricordo tuttora con piacere e sono contento di stare qui questa sera a fare questo ventennale. Un aneddoto della band più che altro mio e di Sergio, che in un periodo, adesso non mi ricordo che anno era, sono passati diversi anni, eravamo a un matrimonio di un amico e nello stesso momento si è verificato di fare una serata. Per la passione che avevamo non abbiamo rinunciato a questa serata, abbiamo avvisato il nostro amico durante il matrimonio di essere assentati una mezz'oretta e quarti per andare a fare questa serata. L'abbiamo fatto e questo è una cosa che ricordiamo con piacere, perché vestiti da cerimonia siamo andati in macchina, siamo andati in Amandola, ci siamo cambiati in macchina, poi abbiamo suonato, poi ci siamo ricambiati e siamo rientrati al matrimonio giusto in tempo per festeggiare il nostro amico che sapeva tutto, però era stato ben felice di concederci questa scappatella. Un saluto a tutti e tenete forte, ragazzi. Allora, salve a tutti, sono Sergio, il batterista fondatore di Scaramercalli.
e dal 1992 ad oggi sempre presente in Milano. Allora, gli aneddoti che si potrebbero raccontare sono tantissimi. Un aneddoto interessante che ricordo delle primissime informazioni, della primissima informazione del 1992, quando provavamo a casa il nostro bassista e abbiamo fatto una foto in 5 del Toro 500. Eravamo giovani, avevamo voglia di suonare di metal, quindi c'era una fortissima passione che ci legava. Quindi, anche se all'epoca le difficoltà per la band di metal negli anni 90 erano tantissime, quindi pochi spazi, poche situazioni in cui potersi proporre, abbiamo avuto veramente una bella costanza e siamo riusciti a proporci al panorama italiano piano piano, e poi nel tempo probabilmente siamo riusciti anche ad arrivare all'estero. Della formazione dal 1999 a circa il 2000. Allora, la mia esperienza di Scala Mercalli è principalmente basata sulla distruzione del demo Gargoyle, poi insomma un disco, e praticamente da quello che viene dal risultato finale, che è la registrazione, a tutto quello che c'è stato prima, cioè le prove e l'esperienza di conoscere altri. Il mio ricordo indelebile è che Sergio, un amico di vecchia data, e insieme a Yuri, l'altro chitarrista che oggi non è presente, praticamente ci invitò, cioè ci chiese di partecipare di Scala Mercalli, soprattutto di registrare questo demo, che fu Gargoyle. E l'esperienza fu questa, che noi, io e Yuri, eravamo chitarristi di un altro gruppo, tramite l'amicizia con Sergio ci invitò a registrare questo brano. In questa occasione noi conoscemmo poi, oltre Sergio, io già lo conoscevo, Luca Mandolesi, il bassista, lo conoscevo, conobbi Dex, che fu il cantante, e mi ricorderò sempre questa cosa. Noi Dex lo conoscevamo da sue performance live, perché lui era già un musicista affermato, e io, 15-16 anni, mi ricordo che vidi Dex suonare in un festival, e ne rimasi stupito insieme al mio amico Yuri. E poi, quando praticamente Sergio ci chiese di partecipare a Scala Mercalli, di fare questo demo, lì mi trovai insieme a Dex, che era praticamente un mito d'infanzia, quindi la sorpresa fu tanta, trovarmi a suonare, a registrare con un artista che io consideravo bravissimo. E da lì poi invece è nata una grandissima amicizia che dura fino adesso. Ovviamente poi bisogna dire che Sergio è stato uno dei miei padri, come dire, musicali, perché quando lui iniziò nel 91, nel lontano 91, noi eravamo pischelli, sempre io e Yuri, e mi ricordo che lui faceva le prove, noi eravamo estasiati, suonava la batteria, quindi facevo questi pezzi, mi ricordo Natale, poi lui era un grande, diciamo, fan di Iron Maiden, quindi diciamo che gli Scala Mercalli fanno parte un po' di tutti i miei ricordi, sì, dall'infanzia, all'adolescenza e soprattutto nella mia crescita musicista. Poi, dopo, dal 2000-2001, ho appena registrato il demo, abbiamo fatto qualche data, ma mi ricordo che siccome io ero impegnato con l'altro gruppo, con i Rivers, poi ci separammo. Anche se io nell'arco degli anni ho sempre risposto alle chiamate di Sergio, perché a volte aveva bisogno di un aiuto nei tour, in alcune date, io ho sempre risposto, perché
mondo di Scaramacchia fanno parte della mia vita musicale insieme ai miei gruppi principali, e quindi ecco, diciamo che più che un ricordo singolo c'è tutta una storia che mi accompagna sin dall'inizio. Nella band nel 99 perché già suonavo con il cantante degli Scaramicalli, l'attuale cantante del demo Gargoyle, e mi è piaciuto subito quel demo e mi ci sono ritrovato musicalmente, perché avevamo gli stessi gusti, gli stessi interessi musicali, e questo anniversario è una bellissima cosa perché sono passati ormai 23 anni e io sono ormai fermo da qualche anno, e è stato anche uno spunto per ricominciare, per trovarsi con vecchi amici, vecchi musicisti. Allora, l'ingresso nella band è stato un po' travagliato, perché era un periodo in cui io avevo cose strane in testa e avevo smesso di cantare da un po', e gli Scala, allora Luca e Sergio, cominciarono a chiamarmi in continuazione per entrare nella band, e mi ricordo che c'è stato un tira e molla per un annetto quasi, e alla fine cedetti, e per fortuna, perché poi quando mi sono trovato all'ingresso, quando sono entrato nella band ufficialmente, quando ho fatto le prime prove, mi sono accorto che insomma c'era sostanza nel gruppo, e quindi è stata una bellissima esperienza, è stato veramente figo suonare con loro, mi sono divertito tantissimo. Allora, l'opinione su questa festa, chiamiamola così, che organizzano gli Scala, Sergio in primis, diciamo che la cosa che mi piace di più della festa che organizza Sergio è lo spirito che un po' ci accomuna, e ritrovare vecchi amici, raccontarci le esperienze che abbiamo vissuto, le cazzate che abbiamo fatto e tutto il resto ti fa tornare un po' ragazzo e ti fa sentire con i capelli lunghi, anche se non c'è stato più. Oh, my God.
fratellanza, della condivisione, del rispetto, della stima, della volontà di fare strada insieme. Questa cosa qui non è un evento, è uno stato d'animo. Posso dire c'è una cosa più bella dell'altra? No, perché avere un gruppo e fare metal in Italia purtroppo a volte significa anche soffrire insieme. E noi l'abbiamo fatto. Molti avrebbero mollato prima e molti l'hanno fatto. Ma tralasciando il paragone, che non è questa la cosa che viene adesso, io dico che la famiglia, questo è il senso. Cantante di Scaramercanti, io sono entrato nel 2002 grazie a Sergio e Riccardo, che sono mamà e papà di Scaramercanti per me. Ma le cose carine ne sono successe tantissime negli anni, ho avuto la fortuna di poter viaggiare per l'Europa e tutto quanto. Dei ricordi belli ce ne sono tanti, ma sono legato parecchio a quando mi regalarono la maglia per il 10° anno di Scaramercanti, e sono entrato nel 2002, il giorno del mio compleanno, il 16 ottobre. E alla prova, alcuni giorni prima, iniziare la prova, ho contato con loro Chanting Time, e questo ricordo qui mi è rimasto molto, molto impresso. Con l'arrivo di Riccardo in sala prova, eravamo Sergio, io e Riccardo. Vedendo Riccardo arrivare con quei capelli lunghi, sembrava un vichingo, gli ho detto: oh mamma mia, questo ha 10 anni più di me. Invece in realtà io sono del 79 e mi sono trovato molto bene con loro. Poi dopo, come è arrivato anche Lorenzo e Mauro, abbiamo fatto i primi anni al massimo, ma poi negli anni abbiamo cercato sempre di comporre nuova musica e abbiamo suonato parecchi concerti, quelli più belli. Posso dire, sono stati quelli con Taria a Sofia, quello spettacolo e quel concerto me lo ricordo particolarmente perché c'è tantissimo pubblico. Abbiamo fatto quel viaggio della speranza in mezzo alla neve e arrivare lì e trovarsi tutta quella gente che aspettava il nostro concerto, insieme ai capelli di Taria, però abbiamo fatto una bella figura. Comunque negli anni quello che posso dire è stata un'esperienza di vita bella. Non è stato tanto facile negli anni quando cambiavo la formazione, perché per me era sempre anche per tutta la band un trauma abbastanza grande, però comunque nel nome della band, della musica, heavy metal, noi abbiamo tirato a dritto e ognuno, io mi ricordo tutti quelli che hanno suonato con me con grande piacere, spero che anche per loro si siano divertiti con me. E adesso andiamo a ubriacarci. Un momento bello per ricordare che uniti si possono fare dei bei progetti, e che dopo tutti questi anni vuoi fare complimenti anche a Sergio e altri ragazzi che hanno iniziato prima di me con gli Scaramercanti, che portare avanti un progetto per 30 anni è una cosa parecchio bella. Sono molto felice che alla fine siamo riusciti a organizzare questa serata. Tutto grazie a Sergio, come sempre, soprattutto non è stato facile perché i locali in questo periodo non ce ne sono molti. Adesso ci godiamo la serata, 30 anni, speriamo altri 30. Insomnia, they're trying to feel it.
ricordo? Allora, mi ricordo la prima volta che sono entrato in Scala Mercalli perché un amico mi chiamò, il chitarrista col quale suonavo, e la cosa più bella quando entrai nella band è che vidi proprio questo gruppo compatto che lavorava seriamente a livello proprio serio. E lavoravamo molto perché dovevamo fare tutti i pezzi del primo CD del 12° livello. E l'unico aneddoto che mi ricordo appunto di questa cosa, perché io ci sono mai solo per 3 date e poi per lavoro ho dovuto lasciare, è che durante una data al brunch, in poche parole, quando mi andarono a presentare, io mi avvicinai a Christian, gli dissi il mio soprannome, era Furlan, e invece lui capì in male e disse Furo. E da allora per tutti i musicisti della zona, metal, band, eccetera, sono il Furo. Quindi leggo questo aneddoto ai Scala Mercalli, mi hanno dato il soprannome. Lorenzo Petrini, bassista dal 2004 fino al 2006-2007-2008. L'aneddoto migliore che ho avuto con gli Scala è stata un concerto a Brescia, alla Sfinge, dove praticamente nel backstage, andando al bagno, il bagno era tutto coperto completamente di scritte, ho avuto l'idea di aggiungere la scritta Scala Mercalli. È arrivato il titolare poi al tavolo dicendo chi ha scritto Scala Mercalli al bagno. E io, ma era tutto completamente scritto. E niente, ci siamo divertiti un bel po' quella sera. Il mio ingresso nella band è stato tramite Christian, con cui suonavamo già insieme in Roma. Niente, mi sono trovato da subito bene perché il gruppo era fantastico, c'era un feeling pazzesco con me, Mauro, Riccardo, Christian e Sergio, è stato subito feeling perfetto. Stasera vediamo, come 30° anniversario, ho studiato 2 pezzi, vediamo quello che viene. Ciao! Thank you.
La cosa che ricordo con più piacere della mia esperienza, la mia prima esperienza con le Scale, sicuramente è stato il primo concerto, nel senso che ci siamo nel 2019 a Livorno, e mi ricordo che ero appena entrato nella band e quindi era un grande salto di qualità per me. Quindi quando mi sono ritrovato a Livorno, che non mi ero mai presentato fuori regione, è stata sicuramente una bellissima esperienza. E questo è il ricordo proprio più vivido che ho di tutto, insomma. L'ingresso è avvenuto sempre nel 2019 e diciamo è stato molto accogliente, perché comunque era una realtà diversa a cui ero abituato. Io ho sempre suonato con ragazzi più o meno della mia età, quindi quando mi sono trovato a confrontarmi con persone più grandi, sicuramente con molta più esperienza di me, è stato molto formativo, perché mi sono trovato di fronte a realtà differenti, ok? Gruppi, tantissime esperienze che non avevo mai fatto e in cui mi sono trovato veramente a mio agio. I ragazzi, ottime persone, molto generosi, molto simpatici, carismatici tutti, ottimi musicisti e soprattutto persone molto molto accoglienti. Per quanto riguarda il 30° anniversario, penso che sia una delle esperienze più interessanti che ci siano nella realtà di nicchia che troviamo adesso nel nostro territorio e anche a livello nazionale, perché non molti gruppi riescono a raggiungere questo obiettivo, e riuscire a raggiungerlo e vedere così tanti musicisti delle vecchie formazioni che aderiscono, si uniscono a noi che siamo l'ultima generazione, è affascinante vedere il cambiamento della musica, vedere il cambiamento degli stili, vedere proprio come ci si interfaccia tra di noi e quante cose si possono rinnovare nel tempo, sia da parte nostra che da parte loro. Io sono Federico Gianantoni e sono il chitarrista di Scala Mercalli. Sono entrato nel 2019 inizialmente come bassista, poi nel 2020 sono entrato come chitarrista. Mi sono trovato molto bene con la band, sia a livello compositivo, a livello umano soprattutto, con gli altri membri. Un ricordo che ricordo molto bene è, diciamo, il tour in Sud Italia, la Sicilia, soprattutto Santa Ninfa, Caltanissetta, è stata una delle esperienze più belle. Un'ottima iniziativa, soprattutto con i membri storici, quindi secondo me molto importante per celebrare appunto i 30 anni di attività di Scala Mercalli. Allora, della band il ricordo più bello che ho è stato del primo live che abbiamo fatto, con cui io sono andato con loro a Livorno, un palco improvvisatissimo, ma ho avuto la bellissima esperienza di avere a che fare per la prima volta live con loro, con la band. E c'è stato subito la familiarità con gli altri componenti del gruppo. L'ingresso è stato un po' particolare il mio, perché sono entrato come sostituto dell'insostituibile Tusi, che purtroppo stasera non c'è, e piano piano purtroppo lei con il lavoro non ha potuto seguire la band e poi sono subentrato io, quindi dal 2022 ci sono io come bassista.
E l'ingresso nella band, ecco, la cosa bella, come anche il primo live, è stato che da subito, nonostante non ci conoscevamo, ho instaurato subito un bellissimo rapporto con Sergio, che è la locomotiva del gruppo. Non a caso, nei 30 anni di live, l'unico che dall'inizio alla fine, e arriverà alla fine, è ancora presente con gli Scala. Il 30° anniversario è stato qualcosa di assurdo, è qualcosa di assurdo, perché raggruppare in 30 anni tanti musicisti, tanti amici, è spettacolare, e solo una personalità come Sergio può riuscire a fare una cosa del genere. Poi vabbè, si conoscono altri musicisti, altri colleghi, e è tutto più bello, è bello, e ci si divertirà stasera. Con piacere è stato quando abbiamo suonato in Sicilia al monumento di Galattafimi, dove poi gli organizzatori, diciamo i professori che tengono il monumento e il museo all'interno, proprio perché sapevano che parlavamo di storia di Risorgimento e avevamo dedicato una canzone sulla battaglia di Galattafimi, ci hanno inserito con una targa all'interno del monumento. Altra bellissima soddisfazione è stata quando siamo stati nominati in alcuni libri di storia che parlano sempre del Risorgimento italiano. Ringrazio anche Patrizia Piccini che ci ha inserito addirittura su due edizioni diverse. E anche quando abbiamo suonato nelle scuole, per le scuole medie, per le superiori, abbiamo portato il rock, la musica, il metal, la storia anche all'interno delle istituzioni. È stato molto bello vedere anche il responso dei giovani, anche quelli più giovani, che magari non conoscevano il genere e si sono avvicinati un po' grazie a noi al rock e al metal in generale. Ma sì, veramente una storia lunghissima, 30 anni oggi, rivedere tutti i compagni per me è bellissimo, perché se siamo arrivati così lontano negli anni è grazie allo sforzo di tutti quanti. Quindi ringrazio veramente tutti gli scalamercalli attuali e gli ex, perché hanno costruito questo sogno che è durato così tanto. Stasera suoneremo insieme, sono contentissimo veramente di poter condividere di nuovo il palco con loro. Già alle prove è stata una grande emozione rivivere la storia insieme a loro, quindi spero che il nostro progetto continuerà ancora tanto nel tempo e saremo sempre uniti, perché probabilmente in un progetto futuro Scala Mercalli United sarà di nuovo insieme sopra poco.
l'ingresso in Sky Mercalli. Ricordo di aver risposto ad un annuncio su un giornale del posto, proprio, e dei bravi ragazzi, io facevo il pittore a capolavoro. Da questi ragazzi e gli ho detto subito che io cadavo painkiller, loro per ridermi mi hanno invitato a una prova e dopo però è stato importante. Ci siamo trovati tutti bene e ho passato un bel periodo insieme a loro. E ho tanti tempo, perlomeno quello che riesco a ricordare, però mi sono divertito. L'opinione su questo trentesimo, devo ringraziare Sergio, anche se non sono stato presente al live, perché è incognabile il suo modo di portare avanti questo progetto, è una persona da stimare. Un grande applauso a Sergio Ciccoli e ci rivedremo sicuramente al 40esimo, al 50esimo e anche così se si sposa anniversario. Di Sky Mercalli, le prove perché a parte il divertimento e la voglia di suonare che tutti avevamo, però c'era nelle prove c'era sempre l'allegria, c'era sempre la voglia di sfottersi, c'era sempre la voglia di prendersi per il culo l'uno con l'altro. E questo rendeva ogni prova qualcosa di speciale. L'ingresso nella band è stato qualcosa di molto naturale, visto che comunque sia conoscevo già da tempo Sergio e Luca Mandolesi. Sono entrato insieme ad Andrea Fermani e siamo entrati per la registrazione per comporre i pezzi per la registrazione del demo Gargoyle. E cercavano due chitarristi per comporre i pezzi e registrare il demo Gargoyle e siamo arrivati noi. Sky Mercalli 30° anniversario, era meglio il primo anniversario perché eravamo più giovani. 30° anniversario Sky Mercalli. Prima di tutto è una gioia sapere che comunque sia Sergio è arrivato al 30° anniversario con questa band, con la sua band, e sono felicissimo che ancora sia in attivo e che ancora possa proporre spettacoli in giro. Quindi speriamo di vederci il 40esimo.
Mauro Mancinelli, detto Ulag, chitarrista ritmico 2002-2006 di ste bestie degli Scala Mercalli, ovviamente chitarrista, come dicevo. Se devo pensare a un aneddoto particolare, sicuramente ce n'è uno in studio. Durante le registrazioni di 12° livello avevamo intenzione di usare un 6x12, 4x12 più 2x12 sopra. Cominciamo con la 5150 a 10 di volume, cominciamo a fare il check, tutto dopo un po' la parte sopra non suona più bene. Che succede? Andiamo a vedere, si era cappottata con l'onda d'urto praticamente del suono che usciva, quindi abbiamo dovuto desistere, usare solo la 4x12 nel disco. Sull'evoluzione di quello che ho visto degli Scala Mercalli, sicuramente c'è stata un'indirizzazione proprio e un focus in quello da fare, diciamo. All'epoca eravamo essenzialmente una band speed metal che un po' brucia palchi, diciamo, cioè basta che suonamo e andiamo giù. C'era forse un po' di dispersione, diciamo, de idee. Ora invece hanno un concept, cioè hanno un'estetica, hanno un fine. E questo sicuramente è un passo avanti, e infatti la loro, chiamiamola fama, possiamo chiamarla fama, sicuramente parla da sola. Grandi Scala Mercalli. Sono stato nella band dal 2006 fino al 2012 e ero giovanissimo, avevo 19 anni appena, quindi è stata un'esperienza fantastica perché andavo sempre a vedere Scala Mercalli dal vivo nei locali, e invece poi è capitata questa occasione, siamo conosciuti e è capitata l'occasione di entrare nella band, ecco. E mi sono trovato sempre benissimo, sempre in viaggio, anche sullo scrivere le canzoni, sempre un'ottima esperienza, diciamo. Già essendo giovane, avere la possibilità di suonare con un gruppo comunque già avviato e con un po', diciamo, tra virgolette, di successo è stata una figata, come tipo, posso dirlo, un piccolo sogno. E l'esperienza in questi anni, ovviamente, più che mi è rimasta impressa, ovviamente, il viaggio quando abbiamo fatto la spalla a Tarja Turunen, l'ex cantante dei Nightwish. Perché c'era una marea di neve col camper, è stato veramente, veramente, a parte tanta gente, tanto pubblico, 5.000 paganti su un posto, 3.600 su un altro, quindi proprio anche emotivamente è stata, diciamo, una settimana da Dio. E niente, poi ho stretto una fortissima amicizia con Sergio negli anni, quindi ecco, con Scala Mercalli, diciamo che ho trovato uno dei miei migliori amici nella vita. E con gli altri pure mi sono trovato sempre bene, con Christian, con Riccardo, sono stato bene, ho registrato un disco solo, Border Wild, e però ne vado fiero, molto molto contento. Purtroppo al concerto del trentesimo anniversario non ci sono potuto stare per problemi familiari, però ho sentito che è andato molto molto bene, ho visto anche le foto e sono contento. E vabbè, non aggiungo altro, e ringrazio Sergio e tutti gli altri per avermi dato l'opportunità di suonare
in quei 6 anni e di fare parte ancora adesso della famiglia Scala Mercalli. Grazie a tutti, ciao. A secco, boom. Allora, una Scream of Revenge all'inizio, una Dissolved in Time, una My Demons e una Banshee, così a secco all'inizio. È andata bene. Allora, negli Scalamercani io ci sono dal 2006, ci suono dal 2006, mi hanno permesso di entrare nonostante fossi una femminuccia, ok? E un aneddoto interessante. Ecco, quando siamo andati a Bucarest, allora, tour, ovviamente, quando partono gli Scalamercati per andare a fare il tour? A gennaio. Dov'è che vanno a fare il tour? In Europa dell'Est, ok, perfetto. Quindi, meno 17 minimo. Abbiamo suonato a Bucarest quella sera che siamo entrati che c'erano tipo una decina di centimetri di neve. Vabbè, andiamo, suoniamo, usciamo. Il camper era sepolto da me. Andrei mi fa: Giussi, facci una foto mentre spariamo la neve e cerchiamo di liberare il camper. Quante foto fa Giussi? Una. Stavo congelando, cavolo. Al 30esimo di Scala Mercalli non sono potuta esserci per motivi di lavoro, famiglia, meteorite che casca, sai, sempre lì, piove sempre sul bagnato, però il Scalamercalli è una famiglia, ragazzi, e io mi sentirò per sempre parte di questa grande famiglia. Sergio, mi raccomando, i Scalamercalli sono un'istituzione, devono andare avanti a tutti i costi. Be strong. We are ready.